presto. Sergi all'arrivo chi già ha parlato. E Luce, il padre degli impi, farà sul più diabolico tomo narrato. Ok, ho tolto di un pezzo perché era veramente... Che senso? Ho bisogno di tempo. Salute famelica, dobbiamo andare. Che bel posticino, asciutto. Per la luce, la avvertite? Qui la magia della palude è più potente. Valta mi portò qui quando ero più giovane. Qui puoi affrontare i tuoi demoni, che siano legati alla paura o al lutto. Chi è? No, no, ne ho abbastanza. E allora cosa farai? Nella palude niente è gratuito, Radrim, neanche la tua magia. Qualsiasi logica pensi sia quella vincente, ti sbagli. Io... Dov'è il tuo senso dell'avventura, eh? Non l'avrai perso da giovane, vero? Esci e fai un'offerta alla palude. Un anello, una collana. Qualcosa che ti sta a cuore. Nel frattempo, la nostra amica recupererà due cose per noi. Oh, che il bello. Cuore di larva e il lotto giallo. Che idiozia. Valta mi ha resa. Capisco perché. Ma non mi ne. Oggi no. Saranno qua, adesso vediamo. Ah!
Pulizia in questa palude accia. Forza.
trovare un fiore. Un po' di bonifica di una palude. Per bene, andiamo a vedere un po' cosa c'è. Adesso che abbiamo trovato tutto, vediamo cosa ci dà, cosa succede. Bene, fa presto. Donan è stanco di aspettare. Metti in pentola il dono della palude per farne un infuso. Credo soltanto che sia uno spreco del tuo tempo e del mio. Vedi i braceri? Accendili tutti. Poi ci beviamo l'infuso e aspettiamo. Aspettiamo cosa? Che la palude chiami la tua anima e faccia fuori uscire ciò che ti corrode come veleno da una ferita. Vediamo, sono curioso di sapere cosa succede. Lo farò. Non preoccuparti. Padre. Bjorn? Figlio mio. Come... com'è possibile? Figlio mio. Per favore, torna da me. Torna. Non dovevo lasciarti andare. Avrei dovuto impedirtelo. Tenerti con me a Eldheim. Perché mi hai fatto andare? Non lo so. Lo sguardo che avevi. Mi sembravi pronto. Dovevi andare. È vero. E anche adesso. Fermati. Non... Padre, sono pronto. Rosa,
Cosa vuole da me quel demonio? Proprio ora, per giunta. Che gli Oradrim ti avrebbero solo intralciata. Guardali. Così consumati dall'emozione da dimenticare ciò che conta davvero. È Lilith la vera minaccia, non Elias. So perché lei ti atterrisce così. Il mio fato è legato al tuo. Se lei mi divora, saltuarmi per tutto. Ma hai ancora modo di fermarla. E se aprissi un portale per farti uscire da questa palude, lascia che ci pensino gli Oradrim, Elias. È un mio peccato. Tu e io possiamo collaborare per fermare Lilith. So chi sono i miei veri alleati, i miei amici. Riportami da loro. Il giorno della resa dei conti si avvicina e i tuoi veri amici saranno rivelati. Ora prendi il portale per tornare dai tuoi alleati. Non lo so ancora. Ha vagato per ore prima che gli effetti dell'infuso svanissero. Un lungo viaggio attraverso la palude è più gratificante di uno breve. Il tuo è stato ancora più lungo. Hai affrontato i tuoi demoni interiori come l'Oradrim. Sì, speriamo per l'ultima volta. Era Mefisto. Iniziamo. Mescola il mercurio nel pentolone. Sì, dov'è sto pentolone, scusa? È il fuoco. Gira la ruota due volte, né più né meno. Non finché sono in città. Ora trita lo zolfo, con cura. Mazzuolo! Zolfo! Attenzione! Stai indietro! Cia, cinghiati, gongiù! Cia! Fatta?
È stato così facile. Non immagini il costo di una cosa del genere. Non sai cosa si deve affrontare, superare, per eseguire questo tipo di magia. Forse no, ma comunque... Basta, è fatta. Non indugiamo. Sì, il forte di Zakharum ci attende. È ora di farla finita. Ok. Vediamo nel prossimo episodio.